Adesso raggiungiamo il gate e vediamo dove andremo. Non vedo l'ora. Ti video sembra una pioggia. Con mamma ci siamo, quante ne combiniamo tra giochi e risate. Sai che ci divertiamo. Tanto divertimento, ma che casino. Vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Che non ho voglia di andare via. Ciao a tutti ragazzi, oggi è una giornata un po' particolare. Perché? Perché siamo in partenza. Non ci credete? Ve lo faccio vedere subito. Guardate, guardate, abbiamo qui tutte le valigie già pronte. Giorgia, sei pronta per partire? Sì. Qual è la tua, Giorgia? Perché Giorgia sta facendo una barricata. Si sta chiudendo. Questa. E ti stai chiudendo dentro? Una barriera. Una barriera. Una barriera, ok, vai. Giorgia non c'è più, quindi noi possiamo andare. Sì. Che dobbiamo, che possiamo dire ai nostri amici che ci stanno guardando? Che stiamo partendo, stiamo andando in un villaggio, ok. Però non diciamo altro, perché potrebbe essere in Italia, potrebbe essere all'estero, non lo sappiamo. Di sicuro dobbiamo prendere l'aereo, giusto Giorgia? Sì. Però qual è ora l'itinerario? Si va... Prima si va alla stazione, si prende il treno e poi si va a Milano, questo glielo possiamo dire. Sì, esatto, sì. Si dorme e poi domani si va in aeroporto per prendere l'aereo e andare in questo posto misterioso. Quindi solo domani, quando saremo al gate dell'aereo, faremo vedere qual è la nostra destinazione finale. Quindi solo domani, quando saremo al gate in aeroporto, vi faremo vedere qual è la nostra destinazione. A questo punto io direi però di prendere le valigie, metterle in macchina e andare alla stazione, perché siamo in ritardo, ragazzi! Dai, prendiamo giacche, mamma prende tutte le valigie e noi si va. No, le prendi delle. Come va, Giorgia? Così. Sei già stanca? No, è che sta voce mette l'ansia. Ma che l'ansia, ancora il treno non è arrivato. Lo so, ma l'ansia. Ora stiamo prendendo il treno per andare? A Milano. E siamo a? Firenze. Brava. Direi di mettervi la telecamera, perché se arriva il treno rischio che lo perdo. È vero. Va bene, a dopo. A dopo, ciao. Ok ragazzi, siamo sul treno finalmente e ora tra qualche minuto si parte e vi faccio vedere Giorgia che cosa sta facendo. Giorgia, ti è venuta fame? Allora dici cosa sta mangiando. Pancake con cioccolata. È buono? Non è che ti viene mal di pancia? E poi non si può partire in vacanza? Ok, mi fai assaggiare un pochino? Grazie. Vabbè, a dopo. A dopo. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo in albergo, siamo arrivati, sono circa le 10:10, abbiamo anche già cenato perché avevamo una fame incredibile, abbiamo preso non so quanti treni per arrivare qui in aeroporto, anzi qui in albergo, che siamo proprio vicino all'aeroporto, e adesso ci facciamo dire qualcosa da Giorgia. Giorgia, secondo te quanti treni abbiamo preso per arrivare qui? Allora, fammi fare il conto. Sì. Mamma, te lo sai? Sì, sì. Ok. Me li ricordo tutti. Tre? No, aspetta. Tre. Più poi il pulmino che ci portava in albergo. Quindi quattro. Ma non è un treno il pulmino. È uguale. Vabbè, è un mezzo di trasporto. È un mezzo di trasporto. Allora bisogna calcolare anche la nonna che ci ha portato alla stazione. Quindi cinque. Sì. Facciamo vedere in modo veloce la nostra camera per questa sera. Aspetta, devo dire una cosa. Dimmi. Siamo venuti in treno, sì, perché in macchina di sicuro, come l'ultima volta, ci si ferma la macchina. No, e quindi noi per scongiurare questa cosa abbiamo deciso di venire in treno. Ma poi si ferma il treno. No, male così. Come stavo dicendo, vi faccio vedere la camera veloce. Questa è una piccola camera solo per questa notte, perché poi domani, quando arriveremo nel villaggio, possiamo dire che è un villaggio, vi faremo vedere l'altra camera, che resterà molto molto più bella. Ovviamente voi dovete continuare a seguirci, perché solo domani, quando arriveremo in aeroporto, vi diremo qual è la nostra destinazione, che sarà un po' particolare, e di sicuro, ve lo dico già subito, non andiamo in montagna a sciare. Si va a sciare, Giorgia? No. Non si va a sciare. Diciamo che
Vabbè, diciamolo, Giorgia nella sua valigia ha il costume. Esatto, esatto, il costume. E però, basta. Però in Italia è inverno. Quindi dove andiamo? Ma ci sono le piscine, babbo. Ah. Sì, però sono chiuse. Quindi potremmo andare anche a Milano in piscina col costume. No, 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 scherzo. No, no, domani mattina prendiamo l'aereo. È un altro posto. Domani mattina quindi prendiamo l'aereo e vi faremo vedere la nostra destinazione. Per adesso vi lasciamo perché siamo stanchissimi, fuori buio, è tardi, siamo stanchi e vorremmo andare anche a letto. Quello è il letto di Giorgia, no. Questo è il letto nostro. No. Come no? Il letto tuo. Ma come il mio letto? Cioè mi tocca anche questa sera in albergo dormire nel lettino vicino? Ma non vale così però, Giorgia. Vabbè. Dai, saluta i nostri amici, dagli a buonanotte. Ciao, ciao amici. Ci vediamo domani mattina presto. Sì. Notte. Notte, meno male che non sono le 4 del mattino, ci dobbiamo svegliare. Ma però questa volta ci 6. Svegliamo alle 6. Sono le 6. Meglio? Sì. Buonanotte. Buonanotte. The next day. Buongiorno ragazzi, finalmente siamo in aeroporto, sono circa le 7, sì, sono circa le 7. Qui c'è la Giorgina un po' stanca, un po' assonnata, no, stanca no, però assonnata. Sì. Anche la possiamo mamma. Dire una cosa. Cosa? Che questa volta l'aeroporto non è vuoto. Non è vuoto, c'è qualcuno. Sì. Abbiamo già consegnato le valigie, quelle grosse, le abbiamo già imbarcate. Ora si va a fare i controlli e poi andiamo ad aspettare il nostro aereo. Soprattutto dopo i controlli vorrei anche andare a far colazione, che ho una fame. Ok ragazzi, abbiamo fatto tutti i controlli e ora siamo nella lounge bar. Bar, ristorante, cos'è? Siamo nella lounge e dove praticamente ora faremo colazione. Qui c'è la Giorgia che sta fotografando il sole. Il sole che si vede laggiù in fondo. Ma scusi, ma non avevi fame, Giorgia? Anche. Sì, babbo, però il sole è più bello in questo momento. È gigante. Ok. E voi fotografate il sole. Io vado a fare colazione. No, no, io ho già fatto. Andiamo. Andiamo, vai. Frutta. Oh, i succhi. Giorgio, vuoi una bottiglia di whisky? No, no, grazie. Niente. Grazie. Oh, Giorgia, vieni. Guarda, ci sono i panini colorati. Cioccolata calda. No, guarda. Se io mi mangio tutta sta roba, Giorgia mi addormento qui, Sì. Bene ragazzi, stiamo facendo colazione e vi facciamo vedere che cosa abbiamo preso per la nostra prima colazione oggi. Mamma? Cornettino? Cornettino e caffè. Ovviamente Giorgia. Cereali. Cereali con latte. Caffettino con cornetti. Ora si mangia e si aspetta l'imbarco. Che dici Giorgia? Ancora non abbiamo fatto però sapere ai nostri amici dove stiamo andando, quindi aspettiamo ancora un pochino? Dopo ve lo diciamo. Ah, perfetto. Ok ragazzi, ci siamo. Stanno quasi per annunciare il nostro volo e quindi ci stiamo dirigendo al nostro gate. Arrivato al gate vi faremo vedere qual è la nostra destinazione finale. Giorgia nel frattempo si è divertita tantissimo perché ha trovato un'altra bambina nell'attesa del nostro volo e hanno un po' giocato. È vero Giorgia? Sei divertita? Un sacco, posso dire il nome? Sì. Clara. Clara, che sicuramente incontreremo anche al villaggio, perché va nella nostra stessa struttura. È giusto. E niente, vai, siamo quasi arrivati, faccio vedere. Qui c'è la mamma. Adesso raggiungiamo il gate e vediamo dove andremo. Non vedo l'ora. Però dobbiamo dire che il nostro volo dura qualche oretta, non è un volo molto corto, anzi è molto molto lungo. E ora Giorgia vi dirà quanto durerà il nostro volo. Non vi spaventate, ma dura 12 ore. 12 ore di volo? Era meglio se era 12 minuti. Sì, dovevamo avere un jet supersonico. Vero. Giorgia, tra un po' tocca a noi. Sì. Ora ci mettiamo in fila e direi che è il caso di far vedere il nostro arrivo a quel posto. Si dice destinazione. Ecco, quello volevo dire. Facciamo vedere dove dobbiamo andare? Sì. Dove andiamo in vacanza? Sì. Allora, ragazzi, guardate. Andiamo a Cancun, cioè in Messico. In Messico e al caldo, dove ci sono 30 gradi e dove Giorgia si divertirà un casino. Sì, quindi... ma poi babbo, sì? La cosa bella è che noi si va lì. Sì. Una settimana. Una settimana? Bene.
Se si va lì c'è il caldo. Se arriva a casa si apre la piscina perché c'è anche lì il caldo. No, non credo. Però almeno ci facciamo una settimana con 30 gradi. È vero. Andiamoci a mettere in tira, vai. Ci siamo, eh? Siamo quasi per salire in aereo. Sono curiosa di vedere com'è l'aereo. Di sicuro è molto largo. E di sicuro avrà dei sedili. Questo è certo, ma io ho paura. Boh, non lo so. C'è l'ansia, non hai paura. Voi ragazzi continuate a seguirci e lasciate tantissimi like. Ci stiamo muovendo, che bello. Il nostro aereo non si vede. Sì. Indica col dito. Questo qui. Quello lì, bianco azzurro. Bianco azzurro. Ragazzi, ci siamo, andiamo a prendere posto. L'aereo è gigante e ci sono un sacco di posti, ragazzi. 30? Giorgia? 30. Ci sono le televisioni davanti, hai visto? Ma dove sono i telecomandi? Non ci sono. È tutto tace. I telecomandi erano una volta. È un aereo nuovo. Inizia a fare danno. Giorgia è un po' ansiosa, ma tanto tra un po' si addormenterà e quindi passerà tutto. Quando si sveglierà saremo direttamente in... Tesso! Ragazzi, ora dobbiamo staccare e niente, magari ci vediamo dopo durante il viaggio, magari accenderemo la telecamera e vi faremo vedere qualcosa. Ok, ciao, a dopo! Ciao! Ragazzi, sono appena passato 10 ore. Siamo ancora in aereo, non ce la faccio più. E guardate quanto manca 38 minuti e si atterrà. Buongiorno ragazzi, questo è il nostro primo giorno di vacanza qui in Messico e abbiamo trovato in camera una scimmia che saltella tra un letto e l'altro. Di questa cosa però la mamma non è tanto d'accordo. No, perché? Ovviamente. Perché i letti si potrebbero spostare, anche se non credo, perché mi sembra siano murati, eccetera. Però si potrebbe fare male. E non vogliamo che tu ti faccia male nel nostro primo giorno di vacanza, Giorgia. Che Babbo, dice? Posso dire una cosa? Dimmi. Che questo qui è il terzo giorno di scuola che perdi, diciamo. Magari te la potevi evitare questa cosa. Vabbè, la facciamo vedere ai nostri amici la camera, Giorgia. Non è così grande, però insomma ci si può dormire tranquillamente. Insomma, era più piccola quella dell'Egitto. No, invece no, secondo me quella dell'Egitto era un pochino più grande. Forse era più lunga, era più lunga. Allora, qui è dove dorme. Questo è il letto dove dorme la mamma, eh? Io! Perché dovete sapere, cioè, che nelle famiglie normali è la bimba che dorme nel letto piccolo, o comunque in un letto separato da sola, e la mamma e il babbo dormono insieme. Nella nostra famiglia invece succede questo, che Giorgia e mamma dormono insieme e io, babbo piccino, dorme nel letto singolo. Però per fortuna il letto singolo, ecco appunto, è matrimoniale. Ora vi faccio vedere. Che è questo qui dove Giorgia salta sempre, quindi alla fine non mi è andata tanto male, però insomma. Posso dire una cosa? Vai. La realtà dei fatti è diversa, ragazzi, perché ci sono due letti e sono uguali. Ieri sera io sono andata, quando siamo arrivati stanchi, sono andata a farmi la doccia, sono tornata e ho trovato Babbo Salvo in questo letto. In questo? E Giorgia in quest'altro. E mi sono detta, dov'è che c'è più spazio? Nel letto di Giorgia, perché sono uguali i letti, e sono andata io a dormire con la Giorgia. Ok. Grazie, ma dovevo confessare. Ma sei nana! Sono nana. La camera, ragazzi, come vedete, è in disordine, c'è ancora sono le valigie dappertutto, dobbiamo mettere tutto negli armadi. Questo perché? Perché quando siamo arrivati ieri sera, qui erano tipo le 8, le 9 di sera, mentre in Italia erano le 3 di notte. E quindi eravamo veramente, veramente stanchi, siamo direttamente andati a letto. E stamattina cominceremo poi a sistemare piano piano. E sarebbe ora di andare a fare colazione, che ho una fame incredibile. Lo dici a me! Che ti hanno regalato qualcosa ieri sera quando siamo arrivati? Vediamo, falla vedere, borsa classica messicana. Con il borsellino. Guardate che bella. E poi... tatuaggi! E poi gli animatori gli hanno regalato i tatuaggi della mascotte del villaggio.
Giorgia, io a questo punto direi di andare a fare colazione, perché tra un po' mi casca anche la telecamera dalle mani, che c'è una fame incredibile. Okay. E magari facciamo vedere ai nostri amici e un po' il villaggio e cosa mangiamo a colazione. Va bene, babbo. Ecco ragazzi, siamo nella sala a colazione, in una delle sale dove si fa colazione, perché ce n'è più di una. Andiamo a vedere Giorgia che cosa sta prendendo per la colazione. Ecco qua la Giorgina. Che prendi, Giorgia? Pancake con marmellata. Buona. Questa marmellata era dentro il dolce di ieri. Era buona? Mamma, te che prendi? Pancake, anche te? Cioccolata, poi tanta fame. Ok ragazzi, vi faccio vedere un po' cosa offre la cucina messicana. Qui abbiamo tutti i succhi di frutta, roba dolce. Ovviamente si può fare anche l'omelette e poi tante mini cornettine, ciambelle ragazzi, pieno pieno, guardate. Ma per chi non lo sapesse, quando si esce fuori, diciamo, dall'Italia, ma anche in Italia si usa, fanno anche la colazione, quella internazionale. Cosa vuol dire? Molti italiani sono abituati a fare la colazione con cornetti, roba dolce, mentre qui possiamo trovare anche la roba salata, come vedete, salsiccia. Ok ragazzi, quindi ora non mi resta che prendere anche io qualcosa da mangiare e si mangia, perché abbiamo una fame incredibile. Ciao, a dopo. Ragazzi, abbiamo terminato di mangiare, pranzare, e qui nel villaggio, nel frattempo vi faccio vedere qualcosina, guardate che bello qui, sembra essere una foresta amazzonica, guardate, c'è Giorgia che sta provando a salire su un'amaca, vediamo se ce la fa. Questa qui dovrebbe essere una zona relax, quindi non si può neanche urlare, ma c'è Giorgia che sta combattendo con un'amaca. Giorgia? Vieni a stocchiali. Allora, questa è un'amaca, per chi non lo sapesse, è diciamo un lenzuolo legato tra un albero e l'altro albero, e Giorgia dovrebbe entrare dentro e dondolarsi. Ci fai vedere, Giorgia, un dondoli? Aspetta, che sembra un salame messo lì dentro. Sì, ti dondolo io? No, ce la faccio. Vediamo. C'è un metodo speciale. Vediamo se la butta a terra. No! Vediamo. Ed ecco, questa è l'amaca. Va bene, Giorgia, io vado. Aiuto. Ora casca. Casi te, semmai. Vabbè, io vado. Ciao, Giorgia. Dove vai? A prendere il sole, è spuntato il sole, è bellissimo. Sì, io sono proprio sotto il sole, ok? Va bene. Attenta che sbatte le chiappe nell'albero. È da 3 ore che le sbatte. Giorgia, che cosa c'è lì in giardino? Era un topo. È un topo gigante, ragazzi. Ragazzi, non so se lo vedete, ma è laggiù in fondo. Lo vedi? Ragazzi, ma non so che animale è. Guardate, ragazzi. Oh, è scappato. Vedete che si vede meglio qui? Ragazzi, non so se lo vedete, ma è fighissimo. Io non l'avevo mai visto, Giorgio, te? Manco io. Ragazzi, ciao a tutti. Qui è quasi tarda sera. No, tarda sera, qui è tardi pomeriggio. E siamo a giro per un paese che si chiama, Giorgia? Playa. Esatto, è una zona molto molto turistica. Giorgia sta mangiando? Guardatine che c'ha fame? Tanta. Vai, ora giriamo un po' e facciamo vedere i nostri amici che cosa vendono in questi negozi. Dimmi, Giorgia. Cappellino peluso. Cappellino messicano, il sombrero messicano peluso? Sì. O per polpetta? Peluso. Polpetta, per fiore. Fiore e polpetta, belli. Ok ragazzi, abbiamo trovato un classico negozio, diciamo, messicano, dove vendono souvenir per i turisti. Ora entriamo e vi facciamo vedere un po' di cose messicane. Esempio, qui abbiamo il classico, Giorgia, come si chiama questo? Sombrero. Sombrero, esatto. Questi lo sa come si chiama, Giorgia? Maraca. Vediamo, provale uno. Che brava. Ragazzi, Giorgia ha visto qualcosa e ora io mi preoccupo, perché quando lei vede le cose poi le vuole comprare. Giorgia, che cosa hai visto? Questo. Un pacco di leccalecco con tante forme diverse. Quante ce ne sono? Oh mio Dio!
Ragazzi, siamo usciti dal negozio perché Giorgio stava comprando un casino di schifezze. Infatti ha comprato un pacco di caramelle dove dentro c'era un po' di tutto. Giorgia, alla fine cosa hai preso? Lecca lecca. Ma dentro il pacco che cosa c'era? C'era lecca lecca. Solo quella? Sì. Tante forme? Sì. E tanti gusti? Fuori, qua c'è la birra, cioè quelli con la birra, con il dito, con il piede. Ed è buona? Il lecca lecca messicano? Sì. Ok, però ora non si compra più niente. Ragazzi, allora stiamo per fare una cosa veramente pazzesca, ok? Qui a Playa del Carmen c'è una zona, un privé, una stanza, una specie di foresta, diciamo, fatta apposta. È un santuario, ok, ci stanno dicendo un piccolo santuario. Ci sono degli animali stranissimi, anzi, non stranissimi, bellissimi. Allora, assomigliano a dei gatti, ma non sono dei gatti, ragazzi, sono veramente emozionato perché, guardate ragazzi, ci sono dei leoni qui, guardate, leone, tigri, giaguari, è incredibile. Ok, da voi, sentite Francesca, siete, viene. No. Viene il leone. Ti riprendi. No ragazzi, questo ci mancava. No, non ti fa nulla Giorgia. Niente amore, è come il gatto della nonna, solo più grande. Guarda. Questo. No. Guarda la camera, guarda la camera. Ah. Viene, se state per tutto bene. Giorgia, guarda. Vai, guarda me, Giorgia. Quello? Ed è un tigre bianco. Questa ragazza è una tigre bianca. Guardate che bello. Ma guardate che zampa che c'è dietro. È fantastico. Questa ragazza è il giaguaro. Si può accarezzare? Carizzalo. Ok. No ragazzi, allora, vederlo da vicino è fantastico, io non l'avevo mai visto ed è un gatto gigante, è un gatto. Giorgia, guarda che hai visto una cosa che quasi nessuno può vedere, eh? Andiamo a vedere la tigra, ah, guarda, se è una tigra bianca. Ragazzi, un'esperienza veramente unica, veramente bella, grazie amico. Ragazzi, siamo usciti e spiegare quello che abbiamo fatto è veramente difficile, un'emozione pazzesca, l'abbiamo sempre visto in televisione, questi animali, ovviamente sono animali anche protetti, però vedere dal vivo veramente, poi cuccioli che sono molto più teneri. Giorgia, che dici? Dici la tua. Bellissimo. Strafantastico, bellissimo. Quale ti piaceva di tutti qua? Allora, mi piaceva Simba che era il leoncino. Sì. E la tigre bianca e il giaguaro. Tutti praticamente. Sì, sì. Ne manca uno, però vabbè, tu. Però la mamma, anche che la tigre, dici? Io anch'io. No, quello più bello è stata la tigre bianca, perché non si trova manco negli zoo. È vero, li ho adorati tutti e quattro, bellissimi. Cucciolini, il leone era bellissimo perché aveva un mese solo. Un mese ed erano grandi quanto te già, Giorgia. Sì. Bene. Ragazzi, ho visto uno scivolo. Oltre a i giaguari e le cose, anche lo scivolo. Aiuto! Cioè ragazzi, a fare le onde si saltava. Ok, lo rifaccio perché. Aiuto, ma si salta! Ti stai divertendo Giorgia? Ma fare così si salta! Non ti fare male però! Ci provo! Ragazzi, è più forte di lei, quando si trova una giostra del genere, un scivolo del genere, lei per forza ci si deve buttare, ma penso che sia una cosa che fanno tutti i bambini. Nel frattempo ragazzi, mentre Giorgia sta salendo e si sta facendo la terza volta lo scivolo, voi lasciate tanti like e soprattutto continuate a seguirci. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è la seconda giornata della nostra vacanza. Qui abbiamo la Giorgina già pronta per la colazione, uguale la mamma. Si va subito a fare colazione perché abbiamo una fame pazzesca. Cosa faremo oggi? Non lo sappiamo e per adesso ci siamo solamente svegliati per andare a fare colazione. Qualsiasi cosa che faremo oggi, ovviamente voi lo vedrete.
continuate a seguirci e soprattutto lasciateci tanti like. Bene ragazzi, abbiamo terminato di fare colazione e Giorgia ha deciso che questa mattina vuole andare al mini club. Al Kids Club, scusami. C'è anche scritto. C'è scritto Kids Club. Beh, scusami, in Italia si dice mini club, eh? Anche Kids Club. Anche Kids Club. Cosa farai oggi? Boh, non lo so, se giocherai a lontano, si va in spiaggia, metteremo una capannina. Fai i castelli di sabbia. Castelli di sabbia. Le conchiglie. Facciamo un sacco di attività. E poi posso dire anche che alle 3 del pomeriggio si fa la... come si chiama? Il trapezio. Esatto. Ma sei capace di fare il trapezio, Giorgia? Non lo so, sai. Sono proprio curioso di sapere come andrà col trapezio. Quindi ora la lasciamo al mini club e poi ci vediamo più tardi, perché voglio vedere Giorgia che fa con il trapezio. Probabilmente dovremmo chiamare l'autobulanza perché Giorgia cascherà. No, è scherzo. Bravo. Sei bravissima. Tanto sotto ci mettono una rete. No, penso che siete proprio in piscina forse, sai? No. No? C'è una rete sotto. Ah, c'è una rete? Sì. Ok. Vai, siamo arrivati al mini club. Ci vediamo dopo allora a pranzo? Sì, babbo. Ok. Ciao, ciao. Ciao. Ok ragazzi, abbiamo lasciato la Giorgina al mini club. Io ho un piccolo dubbio, non so come farà a intendersi con le ragazze del mini club, perché parlano spagnolo e inglese e Giorgio non parla né lo spagnolo e né l'inglese. Quindi dopo, poi, quando la vado a prendere a luna per andare a pranzo, ci faremo raccontare da lei come ha fatto a comunicare con la ragazza. Ragazzi, buon pomeriggio. Giorgia ha fatto un riposino perché stamattina è stata al mare, ha fatto i castelli di sabbia, ha fatto un sacco di cose, ha saltato delle onde che erano... così, Giorgia, quanti erano grandi? Quanti erano grandi? E tu le hai saltate? Oh, salute! Sì, anche perché ragazzi, qui il mare è enorme, stamattina c'era anche tanto vento, quindi c'erano delle onde incredibili, però loro sono state comunque al mare a divertirsi, soltanto che poi dopo era stanca morta e quindi ha fatto circa un'oretta di sonno e ora ci stiamo preparando perché in piscina hanno preparato questo, sì, esatto, questo strano oggetto montato che si chiama trapezio, che io non so neanche come si usa e che cosa faranno. Quindi Giorgia, anche se è stanchissima, ci vuole andare e vuole provare anche lei questo trapezio. Giorgia, sei pronta? Sì. Ok, dai, ora vestiamoci e andiamo, così facciamo vedere ai nostri amici come funziona e quanto è bello il trapezio. Io però ti guardo da lontano, io non lo provo. Va bene. Ma hanno montato anche lo schema party, Giorgia! C'è anche lo schema party! Ah, in piscina! Sì! No, mio Dio, sto andando! Giorno della nostra vacanza e oggi abbiamo deciso di fare un'attività super wow, dove Giorgia era da tanto che lo chiedeva pure di farla, e si può fare solo in questi paesi, perché in Italia questa attività non si può fare. Che cosa dobbiamo fare? Ve lo faccio dire da Giorgina. Giorgia, dici ai nostri amici che cosa dobbiamo fare oggi? Sì, babbo.
dobbiamo andare a abbracciare le scimmie. Dobbiamo andare a vedere quindi le scimmie dal vivo, li puoi toccare, li puoi salutare, te lo metterà, ti metteranno la scimmia sulla spalla. Giorgio, ma sei contenta? Un sacco. E se la scimmia ti dà uno schiaffo? Io non le do. No, non si fa, non si picchiano gli animali, Comunque, sei contenta, Giorgia? Un sacco. Bene, allora ci siamo preparate perché dove dobbiamo andare bisogna camminare un po'. Infatti si è messa le scarpe anch'io, perché bisogna un po' camminare. E niente, io direi che dovete continuare a seguirci e lasciare tantissimi like. Così vedrete le scimmiettine così carine. Hai finito? Sì. Perfetto, andiamo. Ciao. Ok ragazzi, siamo arrivati qui in questa foresta del Messico, dove incominciamo a inoltrarci per andare a cercare le scimmie. Ma ci hanno detto che non ci sono solo le scimmie, ma ci sono anche serpenti e poi che cosa? Febbre, animali presi dagli zoo, li curano dagli zoo, dagli hotel. E quindi Giorgia, ci siamo. E tu potrai prendere anche un grosso serpente in mano, Giorgia. Guarda le caprette. Vabbè, caprette stiamo anche da noi, dai. Io voglio vedere la scimmia. La scimmia. Giorgia, quello è un'iguana. È un'iguana quello. Incredibile, ragazzi. E laggiù in fondo, forse da qui non si vede, c'è un cerbiatto. Ragazzi, questo posto è veramente, veramente fantastico. Si trova quasi ogni animale. Ora, vediamo cosa riusciamo a trovare. Oh, Giorgia, guarda. C'è una capretta. Dove? Sì. Ah, vedi la foglia di quella a terra, Giorgia. Vediamola, dai. Quella non gli piace. Ragazzi, guardate che bella questa! Ehi! Assomiglia un po', Giorgia. Ti manca il pizzetto, ma siete uguali. Ma, no, dai, non ti fa nulla, vai. Vieni. Ma che? Ehi! Vai, Giorgia. Da qui. No! Ah! Lo prendo? Hai visto che dentoni? Sì. Ok ragazzi, allora dopo incontreremo sicuramente le scimmie, li potremmo anche toccare, ma il ragazzo della guida ci ha consigliato, soprattutto a me, di togliere il cappello perché le scimmie sono un po' dispettose, quindi si rischia che mi portino via il cappello e io non voglio che mi portino via il cappello, giusto ragazzi? Ok ragazzi, stiamo camminando in mezzo alla foresta e se non sbaglio tra qualche minuto dovremmo incontrare invece i fenicotteri, vero Giorgia? Che colore sono i fenicotteri? Rosa. Ha detto rosa, quindi ha indovinato, brava! Hai vinto? Niente. No! Ragazzi, guardate! Ma sono giganti! Giorgia, allora l'abbiamo mai visti? Ma quello lì è piccolino. Quello, no, non, mi sa che non è una cosa, perché c'è il becco lì. Però a questo non gli manca la gamba, Giorgia. In genere lo visto sempre con una gamba soltanto. Ma quando dormono stanno così. Come? Così? Sì. E se tira vento? Se tira vento si mettono nel riparo. Ok ragazzi, penso che siamo arrivati nella zona delle scimmie. Tra un po' tocca a noi. Giorgia, ci sei? Sì. Vedi qui. Guarda cosa succederà, Giorgia. Ci fanno entrare dentro le gabbie e ti metteranno la scimmia addosso. Ok. Sei pronta? Sì. Però babbo ti devi togliere orecchini e cappello. Anche gli occhiali. Anche l'orologio. E l'orologio. Vabbè, mi spoglio tutto e vado lì nudo. Sì. Allora ragazzi, tra un po' toccherà a noi andare a trovare le scimmie. Il problema è che non possiamo registrare perché la scimmia potrebbe... Vai. Perché praticamente se te la tieni, la scimmia se la prende e
Ciao, ciao telecamera. Ciao, ciao telecamera. Quindi potremmo perdere la telecamera e non poter più registrare. Quindi se riusciamo vi faremo vedere qualcosa, se no poi magari vi facciamo vedere qualche fotografia. Quindi ora dobbiamo staccare. Voi continuate a seguirci e lasciate tanti like e andiamo a fare l'incontro ravvicinato con le scimmie. Che dici Giorgia? Ragazzi, abbiamo fatto l'incontro ravvicinato con la scimmietta che si chiama Sara. E com'è stato, Giorgio? Dillo. Bellissimo, è bucciosissimo. E dove ti è salita? Mi è salita in testa, okay, sulla spalla e sulle mani. E come sembrava? Morbidissima. Ma che manine piccine che ha? Sì. E poi è morbida anche lei? È vero. Quando mi è salita sulle mani, troppo morbida, ho sulle zampe. Ragazzi, un'esperienza veramente veramente bella, la consigliamo per coloro, per le famiglie che magari vengono qui in Messico. Veramente veramente bello, è bella anche la scimmia ovviamente. Ora, se non sbaglio, Giorgia forse avrà un incontro ravvicinato anche con un serpente gigante. Perché hai paura? Sì. Ma di che? Non ti mangia mica Giorgia? Ok ragazzi, Giorgio ha preso un serpente in mano, aveva una faccia veramente veramente da paura, perché aveva molto molto paura del serpente. Però adesso gli chiediamo com'è andata. Com'è andata? Bellissimo. Come ti sembrava al tatto? Viscido? Viscido? No, viscido no, squiscioso, però non si poteva squisciare. Ma avevi paura o no? No. Tenevo la coda. Ah, quindi la parte della bocca gli è uscita la mamma, così poteva mordere la mamma. Brava, che furba che sei, eh? Ok ragazzi, adesso è il momento di prendere un pappagallo vero, quello di quelli grossi e enormi. Giorgia, sei pronta? Sai che io forse ho più paura del pappagallo che del serpente. Perché? Perché c'ha il becco, gli artigli. Sono piccoli, vero Giorgia? No, sono enormi, Giorgia. È vero. Giorgia, tra poco tocca a te. Enormi. Sei pronta? Vai, guarda qui. No, oh, incredibile, guardate ragazzi. L'esperienza è stata più bella. Col pappagallo o col serpente? Serpente o scimmia? Scimmia. Ragazzi, abbiamo cenato perché avevamo una fame incredibile dopo l'escursione che abbiamo fatto questa mattina. E adesso si va a ballare la baby dance. Sì. Fai vedere come sei vestita. Wow, un ombelico di fuori. Ma non ti fa freddo? No. No? Allora si va a vedere se fanno la baby dance? Sì, andiamo. Andiamo? E dove vai? E di qua è il teatro. No. Ragazzi, oggi è il quarto giorno e abbiamo deciso di uscire dal villaggio e andare in un parco gigante, che ci hanno detto che un giorno non basta per visitarlo, quindi speriamo di farcela. E qui abbiamo la Giorgina che fa sempre la scimmietta tra un letto e l'altro. Vediamo, perfetto. Mamma pronta? Sì. Direi di andare? Che cosa troveremo in questo parco, Giorgia? Che non lo so, perché mica lo conosco sto parco. Però ci hanno detto, quando abbiamo comprato la gita, che c'è una zona dove ci sono un sacco di farfalle. Poi che ci sono? Mamma, tipo il film di Me conto se. Poi cosa c'è?
Poi abbiamo anche un delfinario, una zona con i fiumi, una zona tipica messicana, tantissime cose. Ci sono le piscine per farsi il bagno. Ci sono anche gli scivoli per farsi il bagno, esatto. Sì, ma perché ti stai mettendo sotto le coperte? Dobbiamo andare via, eh. Ah, vero. Andiamo su. Ragazzi, siamo finalmente arrivati al parco e neanche tempo di entrare abbiamo trovato subito una cosa fantastica. Giorgia, sei contenta? Sì. Guardate cosa c'è qui. Ci sono i fenicotteri, ragazzi, ma sono proprio vicini vicini. Guardate. Addirittura questo c'ha una gamba. Ma sono bellissimi, Giorgia. Sì. Che cosa hai visto, Giorgia? Guardate, ragazzi, la cosa bella è che sono proprio vicini vicino a noi. Sono belli? Giorgia, ma che cos'è questa roba? È l'incubatrice dei film dei dolcini. Guarda, ce n'è uno appena nato. Ragazzi, ci troviamo in un punto del parco molto particolare, ve lo spiega Giorgia. Ci troviamo in un cimitero. Ok. Messicano. Esatto, che è molto molto, anzi quasi uguale quello che si vede anche nel cartone animato Coco. Ragazzi, andate a vedere il cartone animato di Coco, perché nel cartone animato fanno vedere questo tipo di tombe. Guardate, ve lo faccio vedere. Guardate come sono colorate. E continua anche sopra, ragazzi. È uguale al cartone animato, incredibile. Ti piace, Giorgia? Un sacco. Mi piace un sacco. Ragazzi, siamo dove, Giorgia? Al Mariposario. Vuol dire una zona piena di farfalle. Oh, Giorgia, guarda, non so passare. Bellissime. Guarda, lì ce n'è una, Giorgia, sul tavolo, guarda. Sono farfalle queste, eh? Guardate, ragazzi, queste sono farfalle. Guarda, quello che sta arrivando. Ma la porta lo prende sul dito. Sì, mettici il dito. Guarda. Ah, ma dentro sono azzurre, cioè dall'esterno sono azzurre. Ho visto, Giorgia? Non sapevo che mangiassero la frutta, però. È vero. Non lo sapevo. È strano. Guardate, ragazzi, è pieno di farfalle qui. Ma sembra che hanno gli occhi. È vero. Vediamo. Penso sia perché così si difende dai predatori. Potere. Babbo! Prova a metterci, la devi prendere piano piano. Così. No, dito sempre dritto la mettere. Lei si fa. Oppola! Forse se. Ok, piano. Brava. Pensato, figliolo. Che brava, Giorgia! Amore! Ma è grandissima, Giorgia, eh! È vero. Ragazzi, siamo in un punto dove dovremmo andare dall'altra parte e per andare dall'altra parte bisogna prendere un ponte sospeso che ora vi faccio vedere. Guardate, ragazzi, quello è il ponte sospeso. E Giorgia? Ha paura. Di cosa? Di andarci sopra. Ci proviamo, però bisogna attraversare per forza, Giorgia, eh? È vero, quindi aspetta. Andiamo. Sotto non è che poi è così tanto bello. Facciamo vedere. Ci sono anche dei tassi, dei puntoni. Vai, andiamo. Mamma, la prima sera. No. Andiamo. Giorgia, c'hai paura? Sì! Oh, si muove! Non avevi paura? Sì, ragazzi, si balla qui, Perché siccome è sospeso, quando uno cammina si va su e giù. Vai, facciamo, bisogna attraversare però, Ok, andiamo. Oh. Chi è che si muoveva? Ragazzi, ce l'ho fatta, io sono il primo, Giorgia la seconda e
è la terza è la mamma, no, è questa la mamma, scusa, ho sbagliato. La terza è la mamma. Devo scambiare la mamma per un'altra, eh. Okay, ragazzi, siamo arrivati invece nell'area uccelli, pappagalli, e ve ne faccio vedere subito due. Guardate, qui sono due pappagalli. Giorgia, attenta. Sta guardando male. No, ti sta... Ehi! Si stanno baciando! No, cioè si stanno baciando! Ragazzi, non so se Giorgia sta bene o sta male, ma sta parlando con i pappagalli. Che vi state dicendo, Giorgia? Vai, digli qualcosa, vediamo se ti risponde. Ciao, come va? Giorgia, hanno risposto! Ok, ragazzi, ci stiamo spostando. Qui ci dovrebbe essere il tucano. È un uccello veramente, anzi un pappagallo veramente spettacolare, perché è tutto nero e c'ha il becco lungo, tutto colorato. Vediamo se riusciamo a vederne uno. Guarda, Giorgia, c'è un altro lassù, guarda. È bellissimo, Giorgia. Ragazzi, abbiamo trovato una cosa che è una figata. Allora, Giorgia, girati. La mamma si trova laggiù in fondo. Non so se la vedete. Vabbè, comunque laggiù in fondo saranno circa 30-40 metri. E noi siamo qui, ok? Di là, dall'altra parte, c'è questa stessa struttura, ok? Se noi si parla da questo buco qua... Aspetta, guarda, esatto. La voce ritorna indietro. Vai. Chiama la mamma. Mamma, amore, mi senti? Si sente. Parla più forte. Sentite? Sì. Ma è una figata. È vero. Parla più forte, mi senti? Sì, ti sento. Oh. Ragazzi, la mamma sta laggiù. È laggiù in fondo. Questa è una figata, Giorgia, eh? È vero! È come se fosse un cellulare dei primitivi. È vero! Giorgia, guarda lì! Guarda, guarda! Ragazzi, c'è una specie di pavone, un tacchino! Incredibile, Giorgia, ti piace questo posto? È una figata? Sì! Ragazzi, stanno per fare un'esperienza un po' particolare, cioè immergeranno i piedi dentro un acquario, una vasca, con tanti pesciolini. Cosa faranno questi pesciolini? Io lo diciamo a Giorgia. Cosa fanno questi pesciolini, Giorgia? Tipo, se te le tolgono le pellicine secche. Quindi vanno a mangiucchiare? La pelle. Sei pronta? No, come no? Mamma, sei pronta? Certo. La mamma già l'ha fatto tanti anni fa, ma Giorgia è la prima volta. Ok. Andiamo? Andiamo. Allora, ragazzi, guardate. Questa è la vasca piena di pesciolini. Ora loro metteranno i piedi lì dentro e guardate cosa faranno i pesciolini. Aspetta, bisogna lavare prima i piedi, Giorgia. Ah, ah, Giorgia. Giorgia. Laviamo prima i piedi. Attaccata. Piano piano. Ok, li metti giù. Vai, mettili giù piano piano e non muoverli. Aiuto! Mi stanno facendo il solletico. Giorgia, che succede? Ma davvero viene nessuno? Non muoverli, non muoverli. Sono tutti da me. Aiuto! Guardate, ragazzi, questi piedi della mamma. Ce l'ha molto più sudici di Giorgia. Non li devi muovere, amore. Guarda, li stai fermo. Aiuto! Oh mio Dio! Guarda, li metto io, vengono tutti da me. Il mio ristorante è più buono, Giorgia. È vero. Mamma, c'hai i piedi più sudici. Batto tutti. Aiuto! Guardate, ragazzi, Giorgia sta facendo un parco avventura immerso nella... Nella foresta. Ora cerchiamo di seguirla dall'esterno. Da dopo, ragazzi, mi farò fare lo scivolino insieme a me. Ok, aiuto. Guarda, vi faccio vedere cosa vedo io. Qui vedo anche il babbo. Ciao babbo. Ciao. Perché c'è tanto cappello? Un uccello me l'ha portato via. Ah. Ok. Vi sto facendo vedere cosa vedo io.
Ok. Vieni, babbo. Allora, prendo io perché adesso Giorgia deve fare altre cose dove ha bisogno delle mani. Guardate. E anche dei piedi. Com'è Giorgia? Difficile questa, eh? Sì, abbastanza. Ti ha sorpassato i bambini. Ma che hai fatto la capriola? Qui c'è una bella cosa molto ripida. No, bambino, paura. Ok ragazzi, ora do la telecamera a Giorgia e va a farsi lo scivolo. Ok ragazzi, sto cercando di scendere le scale e qui faremo lo scivolo. Ok, ho paura perché ho paura che mi cade la telecamera. Siamo partiti! Aiuto! Aiuto! Ok, ce l'abbiamo fatta! Guarda Giorgio, sono tartarughe! Pensi che sono belle Giorgia? Sì, queste qui sono quelle marine perché hanno le zampe piatte, quindi non sono molto più veloce. Dici? Ma l'avevi mai viste dal vivo queste? A voglia. Queste qua dal vivo? Queste qui no. Ah, appunto. Hai visto quelle dall'acquario piccino? Neanche. Neanche? Quelle di terra? Sì. Quelle di terra sì, ma queste no, eh. Ragazzi, oggi è il penultimo giorno di vacanza, è San Valentino, le bambine si stanno divertendo un casino, sono in spiaggia. Vedo se riesco a trovare la Giorgia che è laggiù in fondo. Giorgia, saluta! È laggiù in fondo! Andiamo a chiedere a Giorgia che cosa stanno facendo in questo giorno speciale. Giorgia? Che state facendo? No, prima che cosa hai fatto? No, no, prima ancora, al mini club. Hai fatto la pignatta? Sì, abbiamo fatto la mini pignatta fuori. Ma ce la regali a noi o te la tieni te? È la borsa. Ah, ok. Ragazzi, Giorgia ha terminato di fare i mini club e ora siamo andati a pranzo perché abbiamo una fame incredibile. Ma Giorgia è un po' arrabbiata con me perché sta mangiando una cosa che lei non vuole mangiare. Giorgia, perché sei arrabbiata? Perché mi vuole mangiare il salmone. È buono, ragazzi, guardate. Ma che ble? Fa schifo. Ragazzi, non è vero, il salmone è buonissimo, non mangia da almeno 3 fette io e poi fa anche bene. Il problema è che lei invece non vuole mangiare niente perché mangia sempre solo pasta in bianco. Ragazzi, è arrabbiata. Il problema è che non può mangiare sempre pasta in bianco, anche perché qui dove siamo in Messico la pasta non è tanta buona, non la sanno cucinare e quindi bisogna mangiare anche qualcos'altro, capito Giorgia? Ragazzi, lo so, mi state vedendo senza cappello, ma lo devo togliere perché sennò il vento me lo porta via e poi Giorgia spesso mi fa gli schizzi d'acqua e si rovina il cappello. Giorgia? L'ultimo che arriva in piscina è sfigato? Aspettami! Niente ragazzi, non ce la faccio. È troppo veloce la Giorgia. Giorgia, mi aspetti? No, non me lo faccio. Ma è calda, prima mi sono tuffata. È calda? Sì. Vabbè, ci zuppi i piedi. Ragazzi, non è vero che è calda, è fredda! Ma che fredda! È perfetta! Ragazzi, ora faccio un tuffo a bomba. Vedo una. Aiuto! Aiuto! Adesso faccio il tuffo a pozzoide. A pozzoide? Sì. Vuole fare il tuffo a pozzo. A pozzo. A pazzoide, non so neanche dirlo. Vabbè, guardiamo e vediamo com'è. E poi voi da casa, ragazzi, date un voto da 1 a 100 con tanti like. Che brutta che sei! Ragazzi, noi siamo usciti dall'albergo perché, come dicevo stamattina, è il nostro penultimo giorno e Giorgia ha deciso di andare a comprare dei souvenir da regalare anche ai suoi amici di classe, a Mattia, anche se io non voglio, ma lei lo vuole fare per forza, e quindi siamo a giro per Playa del Carmen per comprare questi souvenir. Giusto Giorgia?
Sì. Quindi dammi i nomi di chi vuoi regalare, a chi vuoi regalare il, i regali. Ok. Giorgia. Sì. Daria. Sì. E Mattia. Ok, basta. Perché Mattia, scusami? Io non ho capito che ha detto. Per forza Mattia? Sì. Ecco ragazzi, abbiamo trovato un negozio dove comprare un po' di souvenir e quindi ora Giorgia si darà la pazza gioia a comprare questi regalini per i suoi amici. Giorgia, sei pronta? Un sacco. Però ti raccomando, per piacere, spendi poco. Anzi, fammi spendere poco. Va bene, ci provo. Almeno ci prova. Speriamo bene. Speriamo. Tanto devo pagare io, no? Allora Giorgia, come sta andando? Bene. Quante ne hai presi? Vediamo. Ne vedo tanti. Giorgia, rallenta però, No. Ma non dovevi comprare il regalo solo a tre amici? Sì. Tu ti stai comprando il regalo a tutta alla classe, Giorgia. Non va bene così, basta. Io farei basta, eh? Giorgia, secondo me abbiamo speso un sacco di soldi. Ecco ragazzi, siamo usciti dal negozio e abbiamo comprato una borsa piena piena di souvenir. Giorgia aveva detto comprava 4 souvenir per 4 amici, invece mi sa che l'ha comprato per tutta la classe. Giorgia, quanti souvenir hai comprato? Credo un sacco, a parte questi, però... Questo l'ho comprato io, facciamolo vedere, guardate ragazzi. Queste me le sono comprate io e me le mangio tutte io. No. Abbiamo speso circa più di 1000 pesos, quindi la domanda è... quanti sono in euro? Se lo sapete, scrivetelo nei commenti. Secondo te quanti sono, Giorgia? Più o meno 50. Più di 50 euro? Dici 1000 pesos più di 50 euro? Saranno di più forse o meno? Non lo so. Non lo so, vabbè. Non lo so, ci vuole qualcuno bravo in matematica. Io comunque ho fame, ma prima voglio la chewing gum. Buongiorno ragazzi, oggi purtroppo è il giorno della partenza, la vacanza è terminata. Giorgia è al mini club che si sta ancora divertendo, però non sa che io e la mamma stiamo preparando le valigie per ritornare a casa. Vi faccio vedere un po'. Guardate ragazzi, qui c'è la mia valigia già tutta pronta, quasi pronta. Mamma un po' triste, anche lei, perché dobbiamo ritornare a casa. Non ho voglia, non ho voglia. Qui c'è la valigia della mamma con quella di Giorgia. Diciamo che siamo quasi pronti per partire. Sì. Io direi tra un po' di andare a prendere la Giorgia. Assolutamente sì, prima che la portino in spiaggia, altrimenti fa il bagno la signorina. E dagli questa notizia che bisogna andare via. Come la prenderà? Secondo me male, 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 male. Ok, vediamo dopo che succede. Speriamo. Ecco ragazzi, la Giorgia è tornata dal mini club ed è abbastanza triste. Lo sai che dobbiamo andare via? Non lo dire. Amore, ma bisogna andare via, eh. È una vacanza, vuol dire che ha un inizio e ha una fine. Dai Giorgina, su. Ti abbiamo fatto fare anche l'ultimo bagno in piscina, eh. Niente. Allora, Giorgia. Vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Che non ho voglia di andare via. Non voglio rifare. Uno, perché non voglio rifare il viaggio da 10 ore. Due, perché mi piace stare qua. Tre, perché stasera non ce l'abbiamo il mare. Amore, che ti devo dire? Allora facciamo così. Ci trasferiamo in Sicilia dalla nonna. Va bene? E lì c'è il mare. Non so, però non voglio neanche cambiare scuola. Amore, non puoi mica avere tutto, eh. Babbo, però ci si può trasferire in Sicilia. La mattina si alza alle 6, prende l'aereo, arriva a Firenze, con un taxi va a scuola e poi la sera rientra, eh. Giorgia, che dici? Non conviene. È troppo pesante questa cosa, eh. Sì. Vabbè, dai Giorgia, ora si va a mangiare, poi prendiamo il pullman, ci porta all'aeroporto. No. E poi... dai, ma ogni volta sembra la stessa storia. C'ho una soluzione, Giorgia. Non andiamo più in vacanza. No. E dai, amore, non puoi piangere ogni volta, eh. Ogni volta che partiamo andiamo in vacanza, dai, che cosa fai? Al ritorno piangi. Sì, perché mi piace andare in vacanza. Amore, piace anche a noi, però bisogna ritornare a lavorare. Te bisogna che ritorni a scuola. No. Se non andavi a scuola, magari era d'estate,
potevamo rimanere un altro giorno in più. Ma vai a scuola, bisogna rientrare a scuola. Anzi, quando torni a casa bisogna fare anche un sacco di compiti, No, era meglio che non glielo dicevo questa cosa. Ok ragazzi, siamo all'aeroporto per la partenza e ritorno a casa. Ai controlli ci hanno bloccato le valigie a me, anzi no, gli zaini a me e alla mamma. È solo perché c'era la bottiglia dell'acqua che non si è tolta, quindi diciamo è stata colpa nostra. È vero, però in partenza dall'Italia ce l'hanno fatta passare. Per una volta è colpa vostra almeno. E invece a Giorgio l'hanno fatta passare. Si rischiava che Giorgio tornava a casa e noi si rimaneva qui in Messico. Che dispiacere. Che dispiacere, poi purtroppo ci tocca tornare a casa anche a noi. Andiamo? Andiamo. No, andiamo indietro. No, che indietro. Andiamo, signorina. Ragazzi, siamo in attesa che annunci il nostro volo e ci siamo fermati perché qui all'ora messicana sono le 16. Ci è venuta molta fame e siamo curiosi di assaggiare, quindi abbiamo preso una pizza americana, così vediamo se è buona e come la fanno. Qui c'è Giorgia che si sta annoiando giocando sempre al cellulare. Com'è al gusto sta pizza, Giorgia? Vabbè, ti fai sapere se è buona la pizza? Vabbè, questa la mamma l'ha assaggiata. Mamma, sì, com'è la pizza? È buona. È buona? Sì. Ora col ketchup. Col ketchup? No, perché mi strappano il passaporto. Magari appena diventa un po' più fredda la pizza, la assaggerò io col ketchup. Vediamo com'è, ok? Mi sacrifico. Che roba orribile. Guardate. Probabilmente ragazzi è questione di abituarsi a questi sapori. Diciamo che il ketchup sulla pizza gli dà un tocco di dolcezza forse. Perché comunque il ketchup è un po' dolce. Però non la consiglio. No. Che ragazzi, ci stavamo spostando per andare al gate e Giorgio ha trovato un negozio di giocattoli. Guardate. Giorgia, dove sei? Eccola, guardate dov'è. Ma che cos'è, amore? Non lo so, me lo compri. Ma non so neanche quanto costa. Costa 500 pesos, amore. Ok ragazzi, alla fine mi è toccato comprargli un giocattolo. Ha comprato un giocattolo messicano, perché in Italia questo non esiste, questo tipo di giocattolo. Sono delle mini bambole che partono dalla nascita e poi possono crescere, ma ovviamente bisogna comprare quelle più grandi. Ora ve lo faccio vedere in poche parole, vai. Giorgia, fai vedere. Guardate! È nell'incubatrice con questo coso qui. Buono. Dov'è? È nell'incubatrice. Ok, vabbè. Bellissimo. E poi ti ha regalato anche un so che cos'è, un pupazzo, un peluche. Odora! Wow, sa di chewing gum, non si sa. Vabbè, facciamo così. Ora andiamo, che se no prendiamo l'aereo e poi magari in aereo lo apriamo. Va bene? Va bene. Ok. Giorgia, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Ah no, non ce l'abbiamo fatta, per imbarco. Ce l'ho io i biglietti. Non ce l'abbiamo fatta, Ragazzi, che figura di cacca, che figura di cacca. Stavamo entrando senza dare i biglietti. Colpa sua. Adesso dobbiamo spegnere perché sennò ci cacciano via dall'aereo. Che dice? Vero, sì. Vabbè, ci vediamo in Italia. Ragazzi, finalmente siamo tornati a casa. È stato un lungo viaggio, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Siamo veramente stanchi, abbiamo tanto sonno, abbiamo anche fame. Infatti ora tra un po' si leva la roba dalle valigie, si mangia e si va a letto. Qui c'è la Giorgina che è ancora triste perché voleva rimanere in vacanza. Giorgia, hai distrutto tutto, già neanche tempo di arrivare. Dimmi, Giorgia. Ma un ultimo giorno non si poteva rimanere. E poi dicevi la stessa cosa il giorno dopo, quindi Giorgia no, è sempre così. Qui ci sono andati a disfare tutte le valigie. Prima di salutare i nostri amici, ok? Ti devo far vedere una cosa. Cosa devi far vedere? Ragazzi, Giorgia vi vuole far vedere delle cose che ha comprato prima di arrivare a casa, sia all'aeroporto lì in Messico che quando siamo arrivate anche in Italia. Quindi prima di salutarvi vi faccio vedere un po' di cose che ha comprato. Dai Giorgia, facci vedere le cose che hai comprato e che hai portato a casa. Parto dalle cose più grandi. Sì.
Questo è quello che abbiamo fatto vedere nel video precedentemente. Non si sa che cos'è, è un giocattolo messicano. Ancora lo dobbiamo aprire, magari vi facciamo poi un video e vi facciamo vedere che cosa fa questo bebè. Ok. Poi? La Mystery Box di Stitch! Non ho capito, che cos'è? La Mystery Box di Stitch, che dentro ci possono essere tutti questi personaggi. Io vorrei trovare o questo che si devo rimanere. Giorgia, non dico tutti, ma ti va di far vedere che cosa contiene quella scatola che hai fatto vedere adesso? Sì! Dai, allora, unboxing in diretta. Allora, quella è la... che cos'è? Lo scettro. Lo scettro? Quindi è uno Stitch magico? Fallo vedere, ferma. Guardate, ragazzi. E questa mi fa paura, ragazzi, perché lei... Allora, diciamo che cos'è. Allora, avete presente le maschere per lisciare la pelle? Sì. Bene, questo qui è un tipo di maschera. Sì. Soltanto che è piccolo e va nel naso. Ok, fallo vedere. Ok. Sì, lo so, quella lì sembra che hai i baffi, ma Giorgia, io ho paura. A chi lo devi fare questo specie di cerotto per il naso? Secondo te, babbo, chi lo devo fare? Lo faccio a te! Ti pareva? Io sono sempre la cavia di turno! Quindi, vabbè, però non lo facciamo vedere perché è un po' schifosa questa cosa. Lo so, sennò... perché toglie gli spaghetti dal naso. Che schifo! Che schifo! La mamma è molto contenta di questa cosa. Aspetta, la inquadriamo. Molto contenta, anche perché se lo fa a me mi viene il nasino tutto pulito. Però lo vuole fare a me e vuole togliere tutti gli spaghetti dal naso e te li vuole far vedere a te. Che schifo! No! No! Va fatto mentre la mamma mangia! Esatto, mentre la mamma è a tavola che sta mangiando, tu mi strappi questa cosa dal naso e escono gli spaghetti lunghi da un metro e li facciamo vedere alla mamma. Mi è passata la fame. Questo non l'abbiamo comprato, ma ce l'hanno regalato chi? Gli animatori! Del villaggio dove stavamo in Messico. E che cos'è? Un... Allora, la magia del mentalismo. 20 trucchi per piccoli maghi. Quindi dentro ci sono spiegati dei trucchi che magari poi dopo mi farai. Va bene? Sì. Ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. È stata per noi una bellissima vacanza. Giorgia... Sì. Ha fatto veramente tante esperienze. Riassumiamo veloce. Abbiamo fatto, ha visto che cosa? Il leone, la tigre bianca, la scimmietta Sara. Esatto. Poi il serpente tenuto in mano. Tanto di serpente. Pappagallo. Pappagalli. Ha fatto la zip line. Ti sei immersa nel fango. Cioè, ragazzi, ne ha fatte veramente tante. Noi ci siamo veramente divertiti tanto. Con questo vogliamo chiudere. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. E io, Giorgia, e la mamma che ci sta inquadrando con la telecamera, vi salutiamo con un grande wow! Che si fa adesso? Vabbè, in ogni caso vado ad aprire questo. Va bene. Noi